per la prima volta nella storia dello zoo, io e la Puccioni ci siamo, tra virgolette, uniti nel preparare questo blocco, che è un blocco molto difficile, è stato molto difficile per entrambi prepararlo, perché abbiamo due punti di vista diversi e in realtà abbiamo fatto un esperimento. Lei all'inizio era scettica, invece devo farle i complimenti perché hai fatto un lavoro, te lo dico anche in onda, hai fatto un lavoro della Madonna. Grazie, Puccioni. Marco. Perché è un periodo... Rossetto, Puccioni, che lo... No, non è vero, no, è stata veramente brava perché è stata obiettiva, bisogna essere obiettivi, no? È un periodo difficile, è innegabile che c'è tanta confusione, tanta rabbia, tanta stanchezza, usciamo da due anni di... Nucoglioni, esatto. Il problema, credo che la Puccioni possa darmi ragione, ma sì, poi si denota da questo blocco, il problema sono i media. Cioè, se i media si fossero... Sì, esatto. Se si fossero fatti i cazzi loro e si fossero limitati a riportare la notizia senza fare i salotti con i clown che ne sparavano una più grossa dell'altra, sicuramente ci sarebbe stato. E posso dirvi una roba, io non voglio parlare bene o male di dove vivo, però la Florida si è comportata così, ma non perché i giornalisti... Perché c'era più spazio nei notiziari di quelli che si sparano e si drogano, cioè. No, perché la gente qua se ne sbatte il cazzo, cioè nessuno guarda il telegiornale, nessuno viene diciamo costantemente bombardato da notizie perché nessuno guarda c'è la spiaggia. Esatto, cioè quando c'è la spiaggia e la droga e la fica del telegiornale non gliene frega un cazzo a nessuno. Capisci? Quindi qua ognuno l'ha vissuta un po' a modo suo e alla fine i numeri dimostrano che la Florida è quella che in questo momento se la sta passando meglio di tutti, perché nessuno si è documentato su un cazzo, ma anche perché tanti si drogano, cioè colpo di tosse, cioè, mi faccio un pippotto che mi passa la tosse, un po' come ha detto quello scempiato mentale di Dipreno, che ha detto che ha curato il Covid con la cocaina. Tu pensi? Esatto, ma non è il primo che lo dice. Allora, io non faccio uso di cocaina. Tutta gente importante poi per questo pianeta. C'è da riportare, tra l'altro. Esatto. Comunque, tutti hanno detto tutto il contrario di tutto. Cioè, ci sono stati dei momenti che, ovviamente, in un momento così delicato è rischioso anche esprimersi, quindi sono state dette un sacco di cazzate. E questo, in alcune persone che usano il cervello, ha creato dei dubbi, delle perplessità e questo ha creato poi tutto il casino che viviamo oggi, no? Le fazioni, le divisioni, l'odio, la rabbia e tutto il resto. La Puccioni ha fatto un riassunto di tutto e poi una considerazione sulla scienza che io condivido al 100%. Cioè, credo che questo blocco rappresenti tutto. Alla fine di questo blocco nessuno debba più dire un cazzo. No, giusto, no, aspetta, io non c'entro un cazzo. Io voglio sentire cosa avete fatto e poi dico la mia. Paolo Noyes era lì che scriveva con noi il blocco. No, io proprio non ne voglio sapere. Io alla fine vi dico... L'inizio è un riepilogo di quello che è successo e la fine è una considerazione che ha fatto la Puccioni sulla scienza, che è perfetta. Ma c'è dire. Anche la roba dei microchip. Dai zitto. Vabbè, no, non c'è il microchip. No. Okay. Vai. Beh, c'è da dire che l'essere umano ha la memoria veramente corta, ma veramente corta. Ripercorriamo gli ultimi 24 mesi sul pianeta Terra. Due settimane di lockdown e torneremo ad abbracciarci. Hashtag andrà tutto bene. Due mesi per abbassare la curva. Chiudiamo a Pasqua per salvare l'estate. In estate non dobbiamo abbassare la guardia. Ottobre richiudiamo tutto per salvare il Natale. Chiudiamo il Natale per salvare la Pasqua. Le mascherine chirurgiche non servono. Il virus penetra attraverso la garza. Portate le mascherine chirurgiche. Arrivano i vaccini, una dose sarà sufficiente. AstraZeneca solo per gli anziani. I vaccini vanno conservati a meno 80 gradi. Non si possono mischiare, scadono dopo 6 mesi. Vacciniamo anziani e fragili e ne siamo fuori. Mettiamo i colori alle regioni per salvare la campagna vaccinale. AstraZeneca anche per gli under 18. Johnson & Johnson basta una dose. AstraZeneca è pericoloso, va ritirato. Va bene pure mischiare i vaccini, va bene pure conservarli a meno 15 gradi. Una dose non basta, serve il richiamo. AstraZeneca non è pericoloso, può riprendere la campagna vaccinale. Due dosi sono sufficienti a dare una immunità a vita. Occorre vaccinare il 60% della popolazione. Occorre vaccinare l'80% della popolazione. Serve un lascia passare vaccinale. L'80% non basta, occorre vaccinare il 90% della popolazione. Occorre un lascia passare, il Green Pass, sino al 31 dicembre 2021. Due dosi non danno l'immunità a vita, ci vuole la terza dose dopo 12 mesi. Terza dose non serve per tutti, è necessaria esclusivamente per gli immunodepressi, anche per gli anziani. La terza dose per tutti.
Dopo 180 giorni diminuisce l'efficacia della seconda dose. Il Green Pass durerà 9 mesi. La terza dose non prima di 6 mesi. La terza dose anche entro 4-5 mesi. È vero, in questi mesi ne abbiamo sentite di tutti i colori, a partire dalle mascherine. Quelle che sembravano certezze, o forse erano solo notizie maldate o date troppo frettolosamente, opinioni personali, sono cambiate in corso d'opera, crollate ogni giorno. Si sono evolute, è il caso di dire, come la scienza è il caso di precisare. Sì, perché la scienza non è un valore assoluto. La scienza è l'unica disciplina che si autocorregge negandosi e dimostrando il contrario di quanto se stessa aveva dimostrato precedentemente. Prima di Galileo e di Copernico, giusto per capirsi, si era fortemente convinti che la Terra stesse ferma e tutto il sistema solare le girasse intorno. Lo aveva detto uno scienziato, Tolomeo. Ma la scienza funziona così: si autocorregge continuamente con dimostrazioni dimostrabili e negabili solo con altre dimostrazioni dimostrabili. La comunità scientifica, anche se cambiata negli anni, cresciuta e globalizzata, finanziata sempre più da privati e con pressioni enormi, è l'unica che ha capacità senza pari di indagare se stessa, di scoprire dove sbaglia e appunto autocorreggersi. Non solo, anche se la storia della ricerca è piena di errori, le conoscenze più solide e profonde sopravvivono per selezione naturale e indipendentemente dai comportamenti dei ricercatori. Quindi, tornando alla diatriba Provax e Novax, a livello di dichiarazioni vale tutto e il contrario di tutto. Ma forse bisognerebbe distinguere le dichiarazioni e i titoli di giornali pubblicati troppo in fretta, solo per accaparrarsi delle copie in più, dalle notizie certe. Tutto è il contrario di tutto. Ogni azione ne ha un'altra uguale e contraria, lo dice la fisica. Ogni dichiarazione ne avrà sempre un'altra opposta. A noi il compito di valutarne rischi e benefici. Puccioni, io ti faccio un applauso. Brava. Sai che posso dire? Mi spiace, non c'è tempo. No, scherzo. Siamo in due a parlare oggi. Sto scherzando. No. Purtroppo mi spiace, ci abbiamo rinviato adesso. Volevo dire la mia opinione in merito. Bene, grazie Paolo. Adesso ci colleghiamo con i campi di calcio. Ma stai scherzando? Così almeno creiamo enfasi. Ah, ho capito. No, perché allora, come? Oh, anche tu dici, ma che cazzo mi rispetta? Perché mi esprimo mai io a pare. No, sono concorde sul fatto che effettivamente questa voglia e necessità di continuare a dare per forza di cose notizie per riempire i telegiornali. Tanta gente dice che il clickbait è uno strumento che utilizzano Ah, scusami. Cioè, non mi stavi nemmeno ascoltando. No, ti ho ascoltato. No, che anche iniziato, ho fatto il preambolo. Bene, grazie Paolo della linea. Guarda Marco, che io ti avviso. Non puoi dire niente, dai, vai avanti. Però scusami, lo sai, che arriverà un momento in cui mi dovrei ascoltare. Lo so, che palle, dai. Dillo allora, finisci. Allora, e te stavo prendendo i tempi corretti. Allora, il concetto è che cazzo, ma come fa una persona ad avere un parere? Scusa. Che questa voglia, questa volontà di dover accattare. Che? Come mai? Non lo stai facendo anche tu? Ho sbagliato, sai? Stavi dicendo, questo desiderio di crea diffondere delle persone che evidentemente non hanno una preparazione. Non hanno una preparazione, anche una maturità. Crea confusione, questo vuol dire. Crea una maggiore confusione. Questa maggiore confusione poi viene amplificata dalle fake news che vengono date poi su social. Bene, grazie Paolo. Che vanno a creare l'ansia. Probabilmente questo stato di paura e di ansia che poi è già amplificato dalla condizione attuale.